Eccoci qui ancora una volta. Dunque, come abbiamo promesso all'inizio, adesso vogliamo fare un approfondimento su un tema di strettissima attualità e lo facciamo con una persona davvero super competente nel suo settore, perché parliamo di legge di bilancio, dunque di ciò che succederà in Italia dal punto di vista economico a partire dal 1 gennaio 2025. E lo facciamo con il professor Alessandro Cascavilla, economista, che saluto e ringrazio per la sua presenza. Buongiorno, ben trovato Alessandro. Ciao Leonardo, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. Allora Alessandro, dobbiamo per forza di cose essere piuttosto sintetici, però vogliamo partire con una sigla, PSB, Piano Strutturale di Bilancio, che è l'assoluta, potremmo dire, novità di questo anno. E allora lascio a te la parola per spiegarci perché questo documento in qualche maniera, tra virgolette, condizionerà anche la nostra vita, la vita di tutti gli italiani per i prossimi anni. Allora sì, il PSB, appunto, Piano Strutturale di Bilancio, è una novità, è un nuovo documento che si inserisce essenzialmente all'interno di quelle che sono le regole fiscali nell'Unione Europea, quelle che erano state, se ci ricordiamo, per un momento sospese durante il Covid e negli anni a venire, quello che è il patto di stabilità e crescita. Questo documento è necessario perché ci sono alcuni paesi, tra i quali rientra anche l'Italia, che non hanno una buona disciplina fiscale, si dice in gergo, cioè hanno un debito pubblico troppo elevato, spendono troppo e incassano troppo poco. In quanto appunto è difficile nel lungo periodo garantire un debito pubblico elevato, basta pensare che quest'anno l'Italia paga più in interessi sul debito pubblico che quanto spende e investe in istruzione, c'è bisogno di limitare il più possibile questa crescita, perché poi diventa qualcosa di esponenziale. Quindi il Piano Strutturale di Bilancio è un documento che cerca di mettere un freno alla potenziale crescita del deficit, e quindi è un documento che viene condiviso appunto all'interno del governo, presentato alle Camere e deve essere approvato appunto in Parlamento. A differenza degli altri documenti che abbiamo sempre visto, la legge di bilancio, il DEF e tutti gli altri documenti, questo documento è un po' più particolare, perché è di medio-lungo periodo. In questo senso, in questo documento bisogna inserire le previsioni sui conti pubblici a 4-7 anni. Quindi stiamo parlando appunto di un tempo molto più ampio rispetto a quella che è la legge di bilancio, che è annuale e fa le previsioni per i due anni successivi. Qui stiamo in qualche modo ipotecando la possibilità di spesa e di indebitamento nei prossimi anni, quindi anche se cambierà il governo, i prossimi governi avranno comunque questi conti da rispettare. Ecco, infatti Alessandro, io lì volevo proprio arrivare, perché tante volte siamo abituati in Italia che le leggi si fanno e si disfanno, mentre questo è un impegno vincolante, cioè nel senso chi verrà dopo l'attuale governo, possiamo dire, dovrà sottostare fino al 2027 a queste regole. Esattamente, questa è la grande novità e il motivo per il quale io sono particolarmente sorpreso è che si sta facendo passare questo dibattito come se fosse tranquillamente una legge di bilancio come gli altri anni. Quindi al cittadino comune non credo sia arrivata questa percezione dell'importanza di definire adesso quali spese fare e come rientrare dal deficit nei prossimi anni. Sappiamo solo che il governo punta a rientrare nel deficit sotto il 3% del PIL, che è quello il parametro, diciamo, definito poi dal trattato di Maastricht, nel 2026, e quindi in qualche modo limita la crescita della spesa pubblica, che negli ultimi anni è cresciuta in media del 5,7% negli ultimi 30 anni, a un massimo di 1,5% ogni anno per i prossimi 5-7 anni. Quindi questo da un lato ci dice ok, faremo disciplina fiscale, spenderemo relativamente di meno, ma dall'altro significa che i cittadini dovranno, come dice il ministro Giorgetti, fare dei sacrifici in tutto questo periodo. Ecco, appunto, io volevo arrivare proprio lì, perché il ministro Giorgetti ha davanti, diciamo, ad un parterre abbastanza interessato, potremmo definirlo così, ha detto che ricomincerà probabilmente la stagione dei sacrifici per
tutti, però poi abbiamo visto che ieri ha un po' dirottato dicendo, ecco, magari non per tutti, ma per chi, ecco, ha magari più ha ricevuto più utili nel corso dell'anno. Insomma, stiamo assistendo ad un dibattito che sfocerà poi nella presentazione ufficiale del disegno di legge e che verrà poi approvato dal Parlamento, da entrambi i rami del Parlamento, entro il 31 di dicembre. Allora, a questo punto, che cosa ci dobbiamo aspettare dalla legge di bilancio 2025? Allora, la legge di bilancio quest'anno era particolarmente prevedibile, perché io sui social faccio divulgazione. Esattamente un anno fa scrivevo: buona fortuna a tutti i futuri governi che dovranno trovare almeno 15 miliardi per finanziare il taglio del cuneo fiscale e la riduzione dell'aliquota IRPEF, delle, appunto, che sono delle misure fatte dal governo Meloni appena entrato. Queste misure purtroppo non sono strutturali, cioè il governo ogni anno in qualche modo riduce le imposte o dà più spesa pubblica per tagliare il cuneo, quindi dà più soldi in busta paga ai lavoratori, ma non sa come coprire questi fondi a livello pubblico. Quindi ogni anno tutti i governi che si stanno succedendo dovranno già trovare questi 15 miliardi che normalmente non ci sono. Infatti quest'anno le spese più grandi da coprire restano ancora queste. Al momento restano ancora scoperti circa 11-12 miliardi ed è questo il vero dibattito, cioè come farà il governo a trovare questi 12 miliardi, dato che il deficit ormai non si può più fare, perché con questo piano strutturale di bilancio quest'anno già siamo oltre il 3%, siamo al 3,8% di deficit, quindi non possiamo prendere soldi in prestito. Quindi le opzioni sono due: o si taglia la spesa pubblica o si aumentano le imposte. E quando Giorgetti parla di sacrifici si riferisce proprio a questo, una di queste due cose. Ora, ovviamente l'aumento delle imposte è sempre qualcosa di molto popolare. Probabilmente si parlava, no, del famoso allineamento del diesel e della benzina, però anche lì il ministro ha cercato di fare un po' di chiarezza, dicendo non sarà il diesel che aumenterà esattamente a livello della benzina, ma cercheremo di calibrarli abbassando uno, aumentando l'altro. Però ecco, su questo c'è ancora molto da vedere. Una cosa è certa, che o la spesa pubblica si ridurrà o le tasse aumenteranno, perché altrimenti non ci sono queste risorse che sono necessarie per approvare il bilancio in pareggio. Dunque, è tutto come dire, un argomento da esplorare anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, anche perché, e poi chiudiamo Alessandro, i nostri cugini d'Oltralpe non è che se la passano molto meglio di noi, perché prima abbiamo visto anche l'articolo di Repubblica di ieri che in qualche modo vede anche la Francia alle prese. Eccolo qui, lo vedo nel nostro LED, eccolo qui, grazie, lo vediamo ora in onda. Diciamo, non siamo a livello delle lacrime e sangue di Churchill memoria, ma poco ci manca. Dunque anche loro non se la passano tanto bene. Del resto anche la locomotiva tedesca, insomma, ha iniziato un po' a frenare. Dunque siamo in una situazione che dopo il Covid in qualche maniera ci sta consegnando un quadro non troppo positivo, potremmo dire così, dello stato di salute dell'economia europea. Esattamente, diciamo che siamo stati abituati ormai negli ultimi 10 anni almeno a vivere in un mondo in cui i tassi di interesse erano a zero. Quindi le banche centrali essenzialmente immettevano soldi nel sistema monetario a tasso zero, senza prendere un euro appunto, di tasso di interesse, che è il costo del denaro. Dopo il Covid, a seguito della crisi diciamo energetica scaturata poi dalla guerra russo-ucraina, siamo tornati in un mondo a elevata inflazione e allo stesso tempo a elevati tassi di interesse. Questo aumento dei tassi di interessi da parte delle banche centrali ha ridotto l'inflazione, perché ormai siamo rientrati nel target, però i danni all'economia si vedono, perché appunto i governi devono pagare molto di più su tassi di interesse sul debito pubblico, quindi prendono quelle risorse invece di spenderle in istruzione, in sanità, le spendono per pagare gli interessi sul debito. Quindi questo è un grandissimo tema che, come possiamo vedere, sta colpendo un po' trasversalmente tutte le economie. Anche la Francia ha un debito pubblico molto molto grande, e quindi questi che hanno un debito pubblico elevato soffrono di più. Io su questo ci tengo a chiudere con una frase che per me è molto importante, di un economista Sowell, Thomas Sowell, che dice: la prima lezione dell'economia è la scarsità, cioè non ci saranno mai abbastanza risorse per accontentare tutti quelli che ne hanno bisogno. La prima lezione invece della politica è proprio far finta che la prima lezione dell'economia non esista, quindi fanno finta di poter accontentare tutti, quando in realtà il ministro dell'economia dice che ci saranno sacrifici e una settimana dopo, appunto, la politica, Giorgia Meloni, dice che no, nessuno farà sacrifici, anzi rilanceremo l'economia italiana. Però questo
Una delle due dichiarazioni è falsa, lascio agli spettatori decidere quale delle due. E permettimi di dire che il vostro ruolo, il ruolo di voi economisti da questo punto è fondamentale, perché siete un po' l'interpreti tra il tecnicismo della politica e tante volte anche le promesse un po' farlocche della politica stessa. Dunque voi avete un ruolo davvero fondamentale da questo punto di vista, e noi speriamo con questo piccolo spazio, insomma, di aver anche un po' fatto chiarezza nei nostri amici telespettatori su tante notizie che si sentono in giro, in televisione, su internet, sulla carta stampata, e dunque di aver dato una rotta più o meno precisa di quello che sarà il futuro economico dell'Italia nel prossimo anno. E io per questo ti ringrazio davvero di cuore, Alessandro, e ti auguro buon lavoro. Grazie mille a voi, buon proseguimento.